Buonasera a tutti da Angela e benvenuti ad un nuovo episodio dei podcast di Voci di Lazzaro. Spesso noi non ci rendiamo conto che il nostro comune possiede delle bellezze non solo da un punto di vista paesaggistico, ma possiede anche una grande storia e cultura. Abbiamo invitato questa sera una nostra amica che è stata da sempre una promotrice del nostro territorio, della cultura del nostro territorio e ha cominciato anche con le associazioni e non ultimo è stata proclamata quest'anno dalla Proloco come nuovo OLP dei sei ragazzi che prenderanno appunto parte al servizio civile per quest'anno, la dottoressa Maria Assunta Ambrogio. Benvenuta Assunta, grazie per essere qui. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie agli amici di Voci di Lazzaro per questo invito. Mi fa piacere che si vuole parlare di valorizzazione, conoscenza, promozione del territorio. È un'azione che è da una vita che io continuo a fare. Ho iniziato a fare associazionismo all'età circa di 16 anni con la cooperativa Costa dei Greci, non so se qualcuno la ricorda, e da allora quell'esperienza già da ragazza mi ha avvicinato a quelli che erano i beni culturali del territorio. Ricordo che la prima azione che abbiamo fatto era proprio nella chiesetta di Santa Maria dell'Annunziata, era andare a ripulire le bottiglie e tutto il materiale, i rifiuti che erano stati lasciati lì. Parliamo di molti anni fa, quando ancora non c'era la coscienza della valorizzazione dei beni culturali. Un territorio che ho continuato a studiare, conoscere, oltre che con gli studi diciamo affrontati durante il periodo dell'università, perché poi anche la mia stessa tesi di laurea, che era una tesi che riguardava la valorizzazione dell'area archeologica di Lazzaro, però inserita in un contesto ad ampio raggio e quindi la conoscenza di tutti i beni culturali presenti sul territorio. Beni culturali che spaziano dalle chiesette bizantine, abbiamo la presenza di ben 13 chiesette bizantine più un'altra studiate e catalogate naturalmente dal preside Minuto e dall'architetto Venoso, e a queste si aggiunge una nuova chiesetta ritrovata da poco. Quindi oltre che le chiesette bizantine, dicevo, c'è la presenza del castello San Niceto, studiato anche in fase di restauro dalla dottoressa Martorano, e l'area archeologica, dicevamo, la presenza di molti reperti provenienti dalle chiese distrutte dal terremoto del 1908 e che sono custoditi nelle chiese di Motta. A proposito di questi reperti ho scritto un libro, l'ultimo libro, che era quello di chiese del territorio di Motta San Giovanni. Quindi questa azione di valorizzazione e di conoscenza del territorio che ha spaziato diciamo nella mia vita con le associazioni, le pubblicazioni, azioni di tutoraggio anche all'interno dell'università, quando da tutor ho portato sul territorio i ragazzi a fare proprio delle campagne di rilievo alla chiesetta di San Nicola. Diciamo che il territorio offre molti spunti per chi lo vuole conoscere sotto vari aspetti. Ultima occasione per far conoscere il territorio e per parlare di territorio è proprio quest'idea che vogliamo portare avanti di turismo di ritorno, proposta alla Proloco di Motta San Giovanni, è ben accettata insomma dalla Proloco, è stata lanciata questa iniziativa, è accolta anche dall'amministrazione per iniziare a sviluppare questo progetto di turismo di ritorno. Questo turismo di ritorno che è stato pensato in funzione del fatto che ultimamente, proprio la settimana scorsa, è stato sul nostro territorio il dottor German Nicolas Ibanez Cutrupi, è un argentino il cui bisnonno nel 1905 ha lasciato la Calabria, non si sa per quale motivo, e non ne ha fatto più ritorno. Questo suo nipote ha voluto riscoprire le sue origini, sapendo che il bisnonno era proprio di Motta San Giovanni e tra le tante cose il nonno lavorava l'argilla.
Questa cosa lui l'ha incuriosito molto e l'ha portato tramite vari contatti, la sua ricerca su Facebook di tutte le persone che si chiamavano Cutruvi di cognome, a contattare una signora di Reggio, Giusiva Dalà, che poi ha contattato la Zaro Turistica e la Zaro Turistica ha contattato me. Quindi diciamo un giro di opportunità che hanno permesso a Nicolas e a me di approfondire e spianargli un po' la strada per la ricerca e a lui di ritrovare i suoi parenti qui sulla Zaro. Quindi la voglia di ritornare, questa persona ce l'aveva insomma comunque dentro da tantissimo, perché andare alla ricerca immagino che sia stato anche un lavoro molto molto lungo, perché andare a rifare tutto l'albero genealogico insomma di questa persona è un pochettino complicato, immagino che sia. Sì, sì. Anche perché tu poi hai iniziato forse dal 1900, 1800 forse. Sì, allora è successo questo, che lui mi ha contattato circa 2 anni fa. Abbiamo iniziato la ricerca visionando quelli che erano gli atti di nascita, di morte, di tutte i legami familiari che si riuscivano a intrecciare, soprattutto quelli derivanti dalla famiglia Cutruvi, perché il ramo iniziale era di una famiglia Cutruvi sposata con una Caridi. Però non si riusciva con i Caridi a chiudere il cerchio dell'albero genealogico, al che ho detto io sicuramente con i Cutruvi, che sono una famiglia un po' più ristretta, si riuscirà ad arrivare a chiudere l'albero genealogico. Sì, siamo partiti da il ramo familiare che è iniziato intorno alla metà dell'Ottocento, per poi giungere ai giorni nostri, diciamo, con la linea diretta di alcuni cugini e di altri in seconda battuta, in seconda linea di cugini. Perfetto. Tu hai scritto un libro, Il terremoto maremoto del 1908, fra storia e devozione. Ricordiamo che fino agli anni 70-80 Lazzaro era comunque un centro turistico, poi a causa anche dell'erosione delle coste questa cosa è venuta un po' meno, quindi oggi si ricorda di più per i laterizi, per le varie attività ricreative o comunque i vari ristoranti, i vari bar, alberghi che ci sono. Ma mi chiedevo se fondamentalmente si potesse ritornare comunque a rivalorizzare il territorio a quello che era, quello che ci raccontavano i nostri nonni. Per esempio, io ricordo che mio nonno mi diceva che c'erano il Lazzaro vecchio, quello che proprio il mare ha portato via, e chissà quanti tesori ci sono ancora e noi non li abbiamo ancora scoperti. E mi diceva che c'erano tutte queste distese di bergamotti e gelsomini, perché comunque c'era una fiorente attività anche economica sul Lazzaro che è andata persa. Quindi la rivalutazione di questo territorio, anche se comunque il mare una parte ce l'ha portata via, non è fattibile più secondo te? Secondo me no, sono cambiate troppo le condizioni, è cambiato troppo l'impianto urbano, le esigenze di sviluppo sono diverse. Il discorso che dici tu dell'area giù sul Lazzaro Vecchio, la distesa di gelsomino, sì, me ne parlava anche mia madre, però era dalla parte di sopra, da Cogliandro in su, diciamo, dove c'è il villaggio nella parte alta. La parte a mare invece era dedita soprattutto all'attività artigianale, alla bottega di Bumbulari praticamente. Sì. E quella era un'attività sì fiorente, che poi con l'evolversi insomma della situazione molti hanno preso a lavorare nelle fabbriche di laterizi e poi sappiamo che è finita anche questa attività. Lo vedo un po' difficile la ripresa dello sviluppo del territorio nel settore agricolo, anche perché non ci sono più i ragazzi che hanno l'interesse e la voglia di dedicarsi alle attività agricole o alle attività artigianali e manuali. Per cui questo lo vedo un po' difficile come sviluppo per il territorio. Io punterei di più su un discorso turistico, perché vedo che comunque i ragazzi, se indirizzati e gli si fa capire che il territorio va valorizzato per quello che è stato il nostro passato, per quello che sono le testimonianze del passato che ci sono rimaste, le emergenze archeologiche, architettoniche,
si vuol rendere fruibile un territorio che può essere a 360 gradi, perché parliamo di patrimonio, beni archeologici, architettonici, ma c'è anche il patrimonio immateriale che può essere rivisto. C'è anche il patrimonio enogastronomico, cioè se messi in rete tutti questi beni si riesce a creare un indotto, un circuito di valorizzazione del territorio a 360 gradi. E oggi non è difficile per i ragazzi, perché sono molto addentrati con la tecnologia, arrivano ovunque. Per esempio, voglio dire, grazie alla tecnologia è stato possibile per il dottor German arrivare dall'Argentina a noi ed avere questo primo contatto, e lì è stato un primo modo di mettere in atto delle pratiche innovative che gli hanno permesso di arrivare a secoli e secoli passati, diciamo, che gli hanno ridato la sua storia, la sua identità culturale, la sua identità familiare. E probabilmente anche i giovani di oggi, se vengono stimolati, ben stimolati, riescono ad apprezzare quello che era la storia e il passato del nostro territorio. In che modo la scuola vi dà una mano per promuovere il territorio dal punto di vista culturale? Perché non tutti, magari non tutti i nostri ragazzi sanno che comunque ci sono i resti di una villa romana, piuttosto che una lucerna all'antiquarium e molti altri ritrovamenti, una bettolina ad esempio sul fondale, no, della marina tedesca della seconda guerra mondiale. Quindi non tutti i nostri ragazzi effettivamente hanno questa storia di Lazzaro, che è ricca, è antica fra l'altro, molto antica, perché insomma risale ai greci e ai romani, e non tutti la conoscono. I nostri ragazzi effettivamente questa cosa, insomma la nostra storia architettonica, archeologica, non ce l'hanno. Questa non è una difficoltà, perché io l'ho vissuta in prima persona. Io ti dicevo, ho fatto da tutor all'interno dei progetti all'università, portando i ragazzi qui sul territorio. Ho sviluppato e portato avanti dei progetti PON con la scuola tanti anni fa, ancora il castello era inagibile quando abbiamo portato per la prima volta i ragazzi, e lì è nato il primo progetto di valorizzazione e far conoscere il castello con ragazzi della quinta elementare, bambini insomma, quindi era stata proprio promotrice la scuola, allora c'era la dirigente Autelidano. Altri progetti con la scuola avevamo creato proprio un'oasi basiliana, un percorso lungo tutte le chiesette bizantine che c'erano lungo Sarto. E anche qui su Lazzaro tante volte abbiamo sviluppato progetti portando i ragazzi all'antiquarium o sull'area archeologica. L'ultimo 3 anni fa, mi sembra, prima della pandemia, 3 anni fa, i ragazzi sono stati proprio sull'area archeologica. Certo, non si riesce spesso a raggiungere tutte le classi e tutte le fasce d'età per esigenze strutturali, proprio didattiche, motivi legati all'organizzazione didattica proprio della scuola. Però la scuola è un buon volano per integrare, diciamo, e far apprezzare sin da piccoli ai ragazzi il nostro patrimonio. Quello che ancora mi sorprende è che le persone di una certa età non riescono a capire che a Lazzaro non è vero che non c'è niente da valorizzare, da vedere, da visitare. E ti parlo proprio di persone che magari anche hanno delle attività e che dovrebbero essere loro stessi a promuovere il territorio e vedere con occhi diversi, perché il lato negativo ogni territorio ce l'ha. Ovvio. Credo che ogni territorio ce l'ha, però io sono abituata a guardare il bicchiere mezzo pieno e quando non è pieno cerco di aumentare un po' il livello per amor del territorio. E quindi parlare bene del territorio e far sapere al turista, a chi viene sul territorio, che comunque ci sono dei punti di riferimento. Probabilmente non sono in grado, magari le stesse persone non riescono a trasmettere con lo stesso entusiasmo e con la stessa bellezza che magari può vedere una persona addetta al settore, quello che è il patrimonio da valorizzare.
Però sappiamo bene che ci sono dei ragazzi della Prologo, del servizio civile della Prologo, che comunque sono H24 disponibili a parlare di territorio. Anche i progetti che si stanno facendo all'interno della Prologo servono proprio a rivalorizzare il territorio, a far conoscere il territorio. Assunta, spesso quando si restaura qualcosa che viene trovata, oppure anche la chiesa stessa, ad esempio, no? Che ha avuto un lungo restauro durato probabilmente 10 anni, la gente tipo pensa che si debba fare una cosa magica, quindi dall'oggi al domani deve essere restaurato, deve essere tutto pulito. Ci vuoi dire perché questa cosa non è possibile? Allora, non è possibile perché entrano in gioco tanti fattori. A noi sembra facile la gestione di un restauro di una chiesa, di un edificio pubblico. In realtà non è così, perché entrano in gioco le amministrazioni, gli uffici tecnici, i beni ambientali, determinati vincoli che impediscono o rallentano la velocità che ogni cittadino vorrebbe nel vedere il bene restaurato. Anche perché in funzione di un restauro si devono fare prima degli studi appropriati, che devono essere poi autorizzati. È semplice pensare come si fa in una normale famiglia che appena è possibile restauriamo lo spazio X. In realtà non è così, ci sono troppe situazioni che entrano in gioco che dall'esterno non si riescono a capire, però in realtà influiscono sul rallentamento dell'avere il lavoro subito pronto e finito e visibilmente apprezzabile. I tuoi progetti per il futuro, sia personali, se ne hai in cantiere, e con la Proloco, ad esempio, cosa vorresti realizzare in questi 5 anni? Allora, con la Proloco sono stata nominata quest'anno LP, richiamata diciamo a servizio dei ragazzi del servizio civile, esperienze che già dal 2005, io sono stata formatrice già dal 2005 con i ragazzi del servizio civile. Ragion per cui quest'anno sono stata chiamata da Tiziana, mi ha fatto piacere questa nomina e spero di dare il massimo a questi ragazzi perché ho capito che sono entusiasti all'idea di conoscere un territorio, di conoscere il nostro territorio, perché alcuni non sono neanche di Lazzaro, per cui sarà ancora più entusiasmante parlare loro del nostro territorio, perché poi saranno loro gli ambasciatori fuori e permetteranno alle loro conoscenze di venire a visitare il nostro territorio. Quindi con la Proloco c'è in cantiere questo servizio di OLP, abbiamo parlato anche del turismo di ritorno e perché no, voglio dire, io propongo e poi se ci sono altre iniziative che verranno ben venga, altrimenti mi adeguo anche perché voglio dire ho anche in campo delle ricerche per cui devo avere anche il tempo di chiudere gli articoli, ce n'è da fare. Noi ti facciamo tanto in bocca al lupo, ti ringraziamo per essere stata qui e speriamo che Lazzaro e tutto il territorio si renda conto di avere un gioiello da preservare e da sponsorizzare sempre. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di Voci di Lazzaro. Ringrazio Vincenzo Tuscano per il supporto tecnico. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Arrivederci e grazie.